le 11:31 e 20 secondi in questo momento dai microfoni di Roma Radio, Rete Edicole. Noi proseguiamo in questa giornata di programmazione. Oggi è lunedì 7 maggio 2018. Abbiamo sentito in diretta, anzi direttissima, perché è stato qui presente nei nostri studi di via Gregorio VII, Enrico Iannelli, segretario del Sinagi di Roma, di ritorno da Palermo e con appunto l'esposizione dei problemi ordinari, quotidiani dei nostri amici edicolanti, tra l'altro il blocco che c'è stato nel sistema informatico ieri in tutta Italia. Proseguiamo sempre parlando di Sinagi, di sindacato, perché stamattina intorno alle 9 abbiamo registrato un'intervista telefonica con Marina Aquilanti, che ci ha dato anche un po' la sua rispetto alle impressioni di ritorno da Palermo e con la quale abbiamo appunto parlato del progetto Consorzio Edicole a Roma, del congresso, delle reazioni. Noi cominceremo a parlare in modo analitico, quindi andando a sentire un po' tutti i vari segretari provinciali, da giovedì prossimo, quindi mercoledì ci sarà l'intervento di Marchica, una lunga intervista che faremo qui da studio, e poi apriremo i microfoni ai segretari provinciali e a tutti quelli che vorranno intervenire, quindi anche semplici edicolanti, iscritti al Sinagi. Insomma, sarà una sorta di momento B, secondo tempo di questo congresso, come ci ha detto Enrico, molto importante, che c'è stato per il Sinagi a Palermo i primi giorni di maggio, quindi lo scorso fine settimana. È importante usare la radio anche per questi eventi. Non abbiamo potuto fare la diretta, ma sicuramente saremo utili per il dibattito che continuerà ad esserci, tutti temi, tutti elementi di riflessione che appunto sono stati resi pubblici a Palermo e che hanno bisogno ancora di approfondimento per renderli più semplici, più gestibili, più fruibili dai nostri amici edicolanti, che chiaramente potranno dire la loro. Questo a partire da giovedì prossimo, e proseguiremo chiaramente per le prossime settimane. Allora, come vi dicevo, l'intervista a Marina Aquilanti, circa un quarto d'ora che abbiamo registrato questa mattina e che vi stiamo trasmettendo. Siamo in collegamento con Marina Aquilanti, di ritorno da Palermo da pochissimo, dove appunto si è celebrato il congresso nazionale del Sinagi. Allora, Marina, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con quale messaggio sei tornata da Palermo? Qual è il primo compito che hai scritto nell'agenda? Il primo compito che è uscito nell'agenda, in realtà secondo me sono compiti che vanno su come un binario, come ti posso dire. Uno sicuramente è la formazione della rete, e il secondo poi è quello di stare dietro a tutte quelle questioni legislative che ci servono, e forse c'è anche qualche altra cosa che mi sfugge, fammi riflettere un attimo, perché mi hai preso di mattina presto, sono all'ufficio e sto in macchina e non ho ancora fatto mente locale, però c'è, come ti posso dire, un sindacato che si rafforza rispetto al convegno, al congresso precedente, e sta disegnando e continua a disegnare il futuro di queste, delle nostra categoria. Ti voglio dire una cosa, che vai. Per me questo è solamente il secondo congresso, in realtà sono, diciamo, nuova, e l'unico congresso che ho fatto in precedenza era quello di Cervia,
Quindi ho registrato intanto un clima diverso. Io il Cervia ho capito poco, non voglio dire proprio niente, però ho capito poco. Questo congresso ho la presunzione di dire che ho capito qualche cosa di più. E ho pure capito che evidentemente c'erano dei grossi problemi da Cervia che però siamo riusciti a superare, e quindi poi siamo riusciti a lavorare bene da un punto di vista legislativo, e questo l'ho verificato anche io come organizzazione di Roma, perché siamo andati ovunque per fare approvare poi la legge finale, siamo andati al comune, siamo andati alla regione, siamo andati al governo, siamo andati al MISE, siamo andati a Bellanova, siamo andati da Calenda. Allora voglio dire, questo sindacato ho diciamo constatato proprio che ha lavorato tantissimo alacremente e per portare a casa questo risultato. Perché poi te lo dico, perché ho visto qualche commento sui social che non, io ci vado poco e penso che ci andrò ancora di meno, perché sono commenti poi alla fine che sono di disturbo, non servono a niente a nessuno, solo a seminare perplessità, a mettere delle pulci nell'orecchio di cose strane, di un sindacato che non fa niente e non è corretto e non è neanche giusto, perché ti dico, bene, abbiamo lavorato tanto. Bene, allora, per la prima volta il consorzio della rete delle edicole di Roma si è presentato ai delegati e ai segretari provinciali. Che reazioni hai registrato? Allora, io ho registrato una reazione, una buona condivisione, nel senso che mi permetto di dire che il nostro è un progetto più o meno pilota e pilota nel Lazio, come il Lazio, perché l'abbiamo fatto a Roma e è stato fatto anche un'altra rete a Rieti. Quindi penso che la risposta è sicuramente positiva. Noi abbiamo inteso poi fare questa rete romana, che non vuole essere una rete romana, ma vuole far parte della rete che noi dobbiamo andare a creare. Questo forse, per quanto mi riguarda, è il progetto che mi vedrà più presente, la cosa su cui io ho lavorato, ho intenzione di lavorare di più. E per tutto il resto, che comunque è tanto, sicuramente sono a disposizione, però voglio dire, la cosa su cui la mia attenzione ci sarà proprio la costruzione della rete, e il consorzio Rete Edicole vuole essere uno dei tasselli nella costruzione della rete del sindacato, questa rete che secondo me è fondamentale per la forza che può dare al sindacato, una rete consapevole e partecipata da tutti quanti. Quindi chi ha delle cose già fatte, mi riferisco per esempio a Modena, parteciperà all'interno di questa rete, così noi siamo anche disponibili a aiutare tutti gli altri colleghi che si trovano in condizioni di poterlo fare, perché anche altre regioni sicuramente hanno fatto dei bandi per le reti d'impresa, perché il problema qual è? La costruzione della nostra rete, e per nostra rete intendo quella di tutta la categoria del Sinagi, intendo l'adesione al portale www.reteedicole.it. La nostra rete, per essere effettivamente nostra e avere un valore, deve essere assolutamente partecipata da tutti quanti i miei colleghi di tutta Italia. Perché una cosa, e quindi noi siamo a disposizione con un progetto già fatto, e poi altro non è che il progetto sempre del sindacato che noi abbiamo messo nero su bianco e abbiamo presentato alla Regione Lazio. Per cui sono quelle che sono le idee base del nostro sindacato nella costruzione della rete, perché per fare questa rete abbiamo bisogno delle risorse fisiche, nel senso della partecipazione di tutti quanti gli edicolanti, ma abbiamo bisogno anche delle risorse economiche da investire nella costruzione della rete. Quindi laddove noi troviamo delle risorse
perché ci sono dei bandi comunali, regionali, come ti pare a te, e dobbiamo arrivare a presentare il progetto e a portarlo a casa. Roma un progetto già l'ha presentato, può essere una base di aiuto per tutti quelli che vogliono o volessero partecipare a bandi futuri. Dunque, mentre voi eravate al congresso, qui a Roma abbiamo cominciato le dirette con le edicole nei vari territori e c'è stato l'intervento di Enzo Argenti davvero straordinario, tanto che abbiamo programmato di fare la prima uscita mobile, quindi andare con la postazione mobile e organizzare una bella giornata di diretta dalla edicola di Argenti, che sta proprio a fianco alla Regione Lazio. Inviteremo i rappresentanti istituzionali e politici, i rappresentanti delle associazioni di quartiere. Quindi cominciamo a girare nel verso giusto con la rete romana delle edicole. Io direi così, Argenti per esempio è uno di quegli edicolanti consapevoli del lavoro fatto, che è tanto, ma consapevole del lavoro da fare, che è di più, e ha sempre partecipato all'attività del sindacato sotto tutte le sue forme, è uno di quelli che ha aderito con entusiasmo al progetto della rete. Di Argenti ce ne vorrebbero perlomeno 5-6 mila, ecco, allora sì che la nostra rete sarebbe ottima, perché ti devo dire una cosa pure, ho registrato maggiore interesse e hanno dato maggiore importanza alla rete, tutto sommato, le istituzioni che devo dire oggi stanno pensando proprio che la rete è il è il tema, bravo. La Regione Lazio infatti fa la strada delle reti, mette soldi per le reti d'impresa, perché nella rete è il tema, nella rete sta la risposta a poi questi grandi distribuzioni, a questi grandi agglomerati, da Amazon a chi te pare. Voglio dire, se il commercio vuole resistere e vuole mettere in evidenza il piccolo commercio di vicinato, si deve costituire in rete. La rete la devono fare i commercianti diversi che insistono su una strada, su una piazza. Le reti, chi può fare di filiera, le deve fare di filiera. La stessa rete di filiera che vede tutti gli edicolanti di Roma, gli edicolanti che andavano per la filiera, perché dovevano essere 30, massimo 35, quindi noi abbiamo operato una selezione, e sta costruendo le reti e nel prossimo anno rifarà dei bandi per dare sostegno proprio al piccolo commercio e alle reti, e al ragionamento della strada delle reti. È proprio le reti che si devono parlare tra di loro. E questa cosa che le istituzioni hanno capito, stanno governando, ci stanno mettendo i soldi, secondo me viene poco recepita proprio da noi. Forse la colpa, voglio dire, è nostra, mia per in primis magari, perché non riusciamo a veicolare correttamente questo ragionamento. Però io vedo che la resistenza sta proprio da parte degli edicolanti. Allora, due parole volevo spendere. Sì, fai bene. Ti avrei sollecitato su questo. Io sono una convinta, tra l'altro, che poi la nostra parte, chiamiamola editoriale, resisterà, e non voglio dire che aumenterà addirittura, però vedo che c'è un'inversione di tendenza, e quindi penso che lo zoccolo duro di quello che noi abbiamo in edicola potrebbe anche essere questo. Però ricordo a tutti che stiamo ricominciando a vendere vinili, quindi il grosso shock, diciamo, causato dalle nuove tecnologie è passato, cioè la gente si rende conto che queste nuove tecnologie sono utilissime, ma hanno anche dei limiti. E stanno tornando indietro, perché se io voglio approfondire qualcosa...